Ancora oggi una riflessione tratta da questo libro, Guerra spirituale, di Joseph Prince. Dalla lettera agli Efesi leggiamo: pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito. L'ultimo pezzo dell'armatura è la preghiera. Infatti è scritto: pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e supplica nello Spirito. Anch'essa, come la spada della parola di Dio, è un'arma offensiva. Ma cosa significa pregare nello Spirito? Significa pregare in lingue, come scritto nella lettera ai Corinti. Se stai sperimentando un tempo malvagio, il mio incoraggiamento per te è questo: impara a pregare nello Spirito costantemente. Se stai attraversando un tempo difficile, prega in lingue più che puoi e ovunque vai. Quando ti alzi al mattino, prega in lingue. Quando guidi l'auto, prega in lingue. Quando viaggi, prega in lingue. Ma fallo a bassa voce, in te stesso, altrimenti le persone ti guarderanno stranamente. E cosa rende così speciale il pregare in lingue, in modo particolare quando stai passando un momento difficile? Pregare in lingue ricarica le batterie. La Bibbia dice che parlando in lingue si riceve riposo e refrigerio. Pregare in lingue ti permette di fluire con Dio. Pregare in lingue ti aiuta anche emotivamente. E inoltre, come dice lo psichiatra cristiano Carl Peterson, pregare in lingue per un lungo periodo di tempo ti aiuterà addirittura a rinforzare il tuo sistema immunitario. In Romani, nella lettera ai Romani, è scritto che vediamo che lo Spirito Santo ci aiuta a pregare. È scritto: allo stesso modo lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Qual è la nostra debolezza? È che dovremmo chiedere come si conviene, ma non sappiamo effettivamente cosa conviene. Per esempio, forse stai attraversando un processo e non sai come o cosa devi chiedere in preghiera, ma lo Spirito ti aiuta pregando attraverso di te. Egli prega attraverso di te, con gemiti, con lingue. Questo è il suo linguaggio e le sue preghiere sono preghiere perfette. Sia lodato Dio per il suo Spirito Santo, per il suo aiuto nelle nostre debolezze. Per questo pregare nello Spirito è il suo modo di aiutarci nelle nostre debolezze e manifestare quello per cui abbiamo pregato. Alcuni di voi sono stati derubati. Forse già in passato hai avuto questa rivelazione, ma in alcuni momenti del cammino il diavolo ti ha bloccato nel fluire nella preghiera nello Spirito e la vita di Dio ha smesso di fluire dentro di te. Il migliore modo per iniziare a vedere nuovamente i fiumi di vita ed acqua viva fluire dentro di te è ritornare a pregare nello Spirito. E nel Vangelo di Giovanni Gesù collega il fluire dei fiumi d'acqua viva dentro di noi con lo Spirito Santo. Per questo pregare nello Spirito attiva il fluire di questi fiumi d'acqua viva nella tua vita. Se arrivi ad un punto dove forse non senti più Dio, anche se Egli è lì, una delle migliori cose da fare è iniziare a pregare in lingue. Quando inizi a pregare nello Spirito, potrai sentire come se ci fosse solo un piccolo zampillo d'acqua dentro di te. Ma se insisti, questo zampillo diventerà un potente fiume, produrrà vita e benedirà non solo te, ma anche altri attraverso di te. Buona giornata.